Bentrovati. In questo video molto breve vi faccio vedere un cambio filo pulito dove non si veda lo stacco. Vedete? Se dobbiamo cambiare il filo frequentemente, possiamo anche non tagliarlo. Ad esempio, se lavoriamo alternando un giro sì e un giro no con i vari colori, possiamo anche non tagliare il filo e ce lo portiamo dietro. Massimo lo potete fare per due giri, altrimenti poi il filo che vi portate dietro si nota sul rovescio del lavoro. Per evitare di tagliare il filo, quando andate a cambiare il colore, potete fare in questo modo. Dopo aver lavorato l'ultimo punto, si entra nelle due asoline superiori del punto di inizio giro, come se noi volessimo chiudere il giro, si estrae l'asola, si prende il nuovo colore, in questo caso io devo usare il bianco, lascio un poco di codina che poi andrò a nascondere in fase di lavorazione e chiudo il punto come se stessi lavorando con lo stesso filo. Stringo la codina del filo che devo lasciare, do una catenella per fissarmi e ricomincio con la mia lavorazione. Facciamo le nostre catenelle di alzata del primo punto, carichiamo il filo e andiamo a continuare la nostra lavorazione, lavorando il punto che essa richiede. Ecco qui, vedete? La codina la nascondiamo in fase di lavorazione e continuiamo con il nostro progetto. È un metodo molto semplice per non far vedere il distacco del cambio. Lo potete utilizzare per qualsiasi tipo di lavorazione, sia in linea che in tondo. Un altro modo per cambiare il filo è questo. Chiudiamo completamente il giro con il colore che stiamo usando. Allunghiamo leggermente la solina. Entriamo nella asola fronte a noi del penultimo punto che abbiamo lavorato, entriamo di nuovo nel primo punto di lavorazione del giro dove andiamo a chiudere il giro stesso, prendiamo il nuovo filo, usciamo dal punto che dobbiamo chiudere anche nell'altra solina, vedete? Tiriamo per bene le codine e del filo nuovo che abbiamo messo e questa del filo che dobbiamo sospendere, vedete? L'andiamo a tirare via. Praticamente è lo stesso modo di prima, ma fatto diversamente, vedete? Do una catenella per fissare il filo nuovo e continuo la mia lavorazione. Mi nascondo le codine in fase di lavorazione, così sono più sicura che il lavoro non si disfi. Quando entro nel punto da lavorare, passo anche sotto la codina che devo nascondere. Ecco qui, vedete? L'aver tirato via questo filo, vedete? Il giro non si disfa perché noi, prima di tirarlo via, siamo entrate nella asolina e ci siamo agganciate al punto. Spero che questo video vi possa essere utile. Io vi ringrazio e vi aspetto per i prossimi video. Vi invito ad iscrivervi al canale, se non l'avete fatto, lasciatemi un like e condividete i miei video per far conoscere un poco il canale. A presto!